Abbiamo risposto alla prima domanda dell'esercizio. La giusta distanza precisa, intorno ai 3 metri, affinché la nota a 392 Hz generi un'onda stazionaria, è 3,04 metri, cioè 3 metri e 4 cm. La distanza di 3 metri tra i due altoparlanti sarebbe adatta a generare un'onda stazionaria se la velocità del suono in aria fosse 336 metri al secondo. D'ora in poi, per lo svolgimento di questo esercizio, immaginiamo di lasciare la lunghezza, cioè la distanza fra gli altoparlanti, a 3 metri e immaginiamo che la velocità del suono in aria sia 336 metri al secondo. Perciò ho aggiunto questa frase nel testo dell'esercizio: oppure calcola la velocità del suono, abbiamo visto 336 metri al secondo, affinché si formi un'onda stazionaria con gli altoparlanti distanti 3 metri. Così non tocchiamo questa distanza e possiamo passare alla domanda successiva. Almeno una posizione di interferenza distruttiva e una costruttiva. Per prima cosa ricordiamo come mai si forma un'onda stazionaria tra i due altoparlanti A, che si trova in questo punto, e B, che si trova in quest'altro. La distanza, abbiamo detto, è 300 cm. E come abbiamo visto prima, con questa velocità del suono e questa frequenza, la lunghezza d'onda è di circa 85,7 cm, come indicato qua. Abbiamo anche visto come di queste lunghezze d'onda, nei 3 metri ne entrino 7 mezzi. Questa infatti era la condizione: dentro a questa distanza di 3 metri deve starci un numero intero di mezze lunghezze d'onda, e questo numero intero era 7. Quindi 7 mezze lunghezze d'onda, o che è la stessa cosa, 3 lunghezze d'onda e mezzo. Infatti qua le vediamo le 7 mezze lunghezze d'onda, come indicato qui, 7 mezze lunghezze d'onda. Infatti una lunghezza d'onda è questa, e quindi ce ne sono 1, 2, 3 e mezza. Infatti se moltiplichiamo questa lunghezza d'onda per 3,5 otteniamo 300 cm. Ma non abbiamo detto come si forma l'onda stazionaria. Si forma dall'interferenza dell'onda progressiva, che è questa colorata in blu. L'onda armonica progressiva va verso destra, generata dall'altoparlante A di colore blu, che interferisce con l'onda regressiva identica generata dall'altoparlante verde, è l'onda colorata di verde, ha la stessa ampiezza, stessa lunghezza d'onda, stessa frequenza e perfettamente identica all'onda progressiva, ma viaggia verso sinistra. Vediamo infatti quattro fotografie in un certo istante, un quarto di periodo dopo, mezzo periodo dopo e tre quarti di periodo dopo. Poi l'immagine successiva ritorna ad essere la prima, perché si è concluso un intero periodo. Ricordiamo anche che gli altoparlanti emettono in fase, quindi nel momento in cui l'altoparlante A emette una cresta, anche l'altoparlante B fa lo stesso, emette una cresta verso sinistra. Ricordiamo anche che le creste sono le zone di compressione dell'aria, i fronti d'onda di compressione, mentre invece i ventri, come in questo caso, sono le zone di rarefazione dell'aria, cioè dove l'aria ha una pressione un po' minore rispetto al valore della pressione atmosferica. Vediamo dunque i due altoparlanti che emettono in fase una cresta, quindi un massimo di pressione dell'aria, l'altoparlante blu, ma anche l'altoparlante verde in quell'istante T fa lo stesso, emette un massimo di pressione dell'aria. E le due onde in quel momento si annullano una con l'altra perché sono in perfetta interferenza distruttiva, cioè sono in perfetta controfase. In rosso abbiamo l'onda complessiva, l'onda totale, che è piatta. Questo vuol dire che l'aria ha la stessa pressione atmosferica dappertutto, cioè non ci sono variazioni di pressione. Un quarto di periodo dopo, le due onde hanno percorso un quarto di lunghezza d'onda, che è questo tratto qua. Quindi l'onda di colore blu emessa dall'altoparlante A si è spostata di questo tratto, un quarto di lunghezza d'onda a destra, ed è andata a finire qua. E l'onda di colore verde ha fatto lo stesso a sinistra e per esempio questa cresta si è spostata di un quarto di lunghezza d'onda e è andata a finire qua. Ora le due onde, blu e verdi, sono perfettamente sovrapposte e quindi vanno in interferenza costruttiva. Viene fuori quindi un'onda di pressione di ampiezza doppia, che è questa colorata in rosso. Un quarto di periodo ancora dopo,
l'onda blu si sposta ancora di un lambda quarti, un quarto di lunghezza d'onda a destra, l'onda verde fa lo stesso a sinistra, infatti vediamo questa cresta blu spostarsi a destra di lambda quarti, questa cresta verde a sinistra di lambda quarti e le due onde ora sono in perfetta controfase, interferenza distruttiva, si annullano una con l'altra e l'onda di pressione risultante piatta, vuol dire di nuovo che non c'è variazione, non c'è nessuna variazione della pressione dell'aria in nessun punto rispetto alla pressione atmosferica. Infine, dopo un altro quarto di periodo, di nuovo le due onde camminano di lambda quarti, un pezzo lambda quarti a destra e a sinistra, vanno di nuovo in interferenza costruttiva e quindi viene fuori l'onda di pressione colorata in rosso di ampiezza doppia. Guardando in successione queste quattro immagini capiamo che è un'onda stazionaria perché ha dei punti dove la pressione non cambia mai, sono i nodi. Per esempio questo N1, questo punto è un nodo perché qui la pressione è quella atmosferica, quindi non c'è né sovra né sottopressione in questo punto N1, neanche in questo momento c'è sovra e sottopressione, neanche in questo momento, cioè in questo istante, e neanche l'istante dopo. Quindi ci sono dei punti dove la pressione dell'aria non cambia mai. E ci sono invece altri punti, gli antinodi, come per esempio A1, dove la pressione dell'aria cambia. Infatti vediamo che qui la pressione dell'aria nel punto A1 è la pressione atmosferica in questo momento, però un quarto di periodo dopo la pressione dell'aria è aumentata. Infatti abbiamo una cresta, vuol dire una sovrappressione, quindi in questo punto abbiamo una pressione maggiore di quella atmosferica. Un altro quarto di periodo dopo abbiamo di nuovo lì la pressione atmosferica e un altro quarto di periodo dopo nel punto A1 abbiamo una sottopressione rispetto all'atmosferica. E quindi in questo punto A1 c'è stata un'oscillazione della pressione dell'aria che dalla pressione atmosferica è salita, è tornata alla pressione atmosferica e è scesa. Gli antinodi sono i punti dove le variazioni della pressione dell'aria sono massime, quindi questo punto mostra la massima oscillazione, lo stesso A0, A1, A2 e così via.